tunnel di Corso Grosseto. Si va avanti. Approvati i conti 2015. Assistenza, le novità del decreto sui LEA. In apertura della seduta del 13 settembre, su richiesta del Partito Democratico, l'assessore ai trasporti ha svolto un'informativa sulla realizzazione del tunnel di Corso Grosseto a Torino. In mattinata l'Assemblea ha approvato il rendiconto di bilancio 2015 della Regione Piemonte e un provvedimento sui piani di rientro dal disavanzo finanziario. Nella pausa dei lavori sono state ricevute le delegazioni del Consorzio di Garanzia Eurofidi e dei lavoratori esternalizzati di Edisu, ente per il diritto allo studio universitario. Nel pomeriggio l'assessore alla sanità ha svolto una comunicazione sul nuovo decreto che fissa i livelli essenziali di assistenza. La seduta è proseguita con la discussione generale sulla nuova legge su ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. In copertina! Il sottopasso di Corso Grosseto a Torino produrrà benefici all'intero sistema della viabilità torinese. Modificare il progetto oggi significherebbe perdere i finanziamenti e dover pagare penali. Lo ha ribadito l'assessore ai trasporti Francesco Balocco durante la comunicazione in aula richiesta dal Partito Democratico a seguito dei dubbi espressi dalla sindaca di Torino. Il progetto esecutivo, ha proseguito l'assessore, è già completato all'80% e dovrà essere concluso entro novembre. Durante il dibattito, il Movimento 5 Stelle ha ribadito la propria contrarietà all'opera. Favorevoli il Partito Democratico e Forza Italia. Nei prossimi due anni la Regione riuscirà a garantire l'attuale livello di spesa su politiche sociali, istruzione, innovazione, diritto allo studio e sostegno allo sviluppo, senza ricorrere a nuova tassazione. È quanto emerge dal rendiconto 2015 dell'ente, presentato dalla Giunta e approvato a maggioranza il 13 settembre. Il documento prevede un avanzo vincolato di 431 milioni di euro, in grado di coprire le quote di disavanzo finanziario previste per gli anni 2016-2018, pari a 126 milioni annui. Critiche le opposizioni che hanno lamentato l'assenza di programmazione. Abbiamo approvato il rendiconto 2015 che ci consegna una regione con i conti in ordine, con un risultato di competenza e di esercizio positivo e che è frutto delle attente scelte politiche che ha fatto l'amministrazione in questo anno e quindi che ha garantito le politiche regionali dandone copertura, cosa che in molti anni passati non è stata fatta. Certo, questo risultato positivo è dovuto anche all'operazione straordinaria con il commissario di governo che ha garantito e permesso la continuità dell'operatività della regione, rispetto alla quale però sempre noi come Partito Democratico ci siamo adoperati nei mesi scorsi. Rendiconto della Regione Piemonte 2015 chiude anche quest'anno con un disavanzo sopra un miliardo e quattro. Il debito è finanziarizzato, cioè con mutui, arriva a oltre 8 miliardi, diviso in mutui a 30 anni e 10 anni e noi crediamo che la Regione debba fare ancora una forte azione di trasparenza e di concretezza sul risparmi per quanto riguarda l'efficienza della macchina amministrativa. Quindi crediamo ci sia molto da fare e impegniamo la Regione Piemonte da subito su questo. È addirittura di arrivo a Roma il decreto che ridefinisce i LEA, i livelli essenziali di assistenza, cioè le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale. Le principali novità sono state illustrate in aula dall'assessore alla sanità. Il piano prevede la verifica delle uniformità dei LEA in tutte le regioni, ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e di quelle croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione, e innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. 800 e milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità. Nel corso della prima seduta d'aula, dopo la pausa estiva, l'Assemblea piemontese ha approvato all'unanimità la delibera che ha stanziato 500.000 euro in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma dello scorso 24 agosto. C'è stato un accordo unanime nel devolvere parte del risparmio che il Consiglio regionale ha realizzato nell'anno precedente, e precisamente un importo di 500.000 euro più erogazioni liberali che andranno canalizzate sul conto corrente che abbiamo aperto nel mese di agosto e ci saranno delle erogazioni individuali, libertà di coscienza per i singoli consiglieri regionali, assessori, dipendenti, cittadini comuni. Sono soddisfatto per l'attenzione e il clima che si è creato anche alla conferenza delle regioni e in quel contesto si è deliberato di istituire un coordinamento delle quattro regioni colpite, Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria,
saranno elaborati 4 progetti e quindi tutte le risorse saranno canalizzate alla conferenza dei presidenti per sostenere appunto questi quattro progetti. All'indomani della notizia del terremoto si è subito attivata la nostra protezione civile, dando la disponibilità per quelle che erano le nostre strutture, la colonna mobile, il PAS e tutto quello che è il patrimonio di conoscenze anche del nostro volontariato e della nostra struttura. A livello nazionale immediatamente ci sono stati richiesti le unità cinofile, quindi l'intervento dei cani con i loro addestratori per andare alla ricerca delle persone, ed è quello stato l'intervento che è stato richiesto al Piemonte. Successivamente siamo adesso nella fase seconda sulla valutazione dei danni e ci sono i nostri tecnici che seguono le verifiche sulla stabilità degli edifici. Il Consiglio regionale ha istituito nei giorni scorsi un conto corrente postale per rendere possibile un gesto concreto a favore di chi è rimasto senza casa.